è arrivata una nuova guida su Arezzo. Fa parte della collana In Centro Odos Editore. È stata presentata nella splendida cornice della terrazza Aurora in Piazza Sant'Agostino. È stata scritta a quattro mani da Roberto Rossi e Cristina Cristofoli. È una guida indipendente, quindi c'è un po' di tutto, dalla storia ai monumenti, le interviste a cinque personaggi VIP aretini, ma ci sono le ricette, ci sono il cuore, sono nove passeggiate lente, quindi si guida il visitatore nei vicoli della città e gli si spiega passo dopo passo cosa apprezzare di Arezzo. E c'è un po' di tutto, per chi ci sono 150 recensioni di locali, negozi, ristoranti, bar, bed and breakfast. Abbiamo cercato di dare uno sguardo a 360 gradi, quindi per chi vuole spendere, insomma, preferisce orientarsi verso budget più importanti con alberghi, ristoranti di un certo livello, o per chi preferisce cose più semplici ma autentiche. Forse diciamo l'aspetto che volevamo enfatizzare di più è proprio l'autenticità, cioè cogliere il lato autentico della città, che pur essendo una città d'arte molto bella, molto conosciuta, di fatto non è ancora un turistificio come altre città toscane. Vabbè, non cito i nomi, ma sappiamo che ormai molte città d'arte sono diventate un po' troppo commerciali a misura di turista, nel senso negativo del termine. Sì, abbiamo cercato veramente di cogliere l'essenza della storia, dei monumenti, ma anche del vivere. Cioè, la cosa, io la vivo ovviamente da, posso anche avere la visione da turista più che da aretina, perché appunto non sono aretina. La cosa più preziosa di questa città è il fatto che non ti senti un turista, che puoi andare a cena in Piazza Grande, non sei un turista tra altri turisti che mangi cibo dozzinale insieme ad altri, ma sei veramente in mezzo agli aretini e puoi cogliere ogni aspetto della vita quotidiana, del modo di essere, anche magari la ruvidità degli aretini, perché no, può essere piacevole anche quella piuttosto che la gentilezza melliflua di altre città turistiche, quindi è bella anche quella. Coautore di questa preziosa guida è Roberto Rossi, è conosciutissimo. Cosa si prova, ecco, a parlare della propria città, che ha tanti pregi ma anche molti difetti? Non è un'operazione semplicissima e scontata, perché della tua città normalmente dai moltissime cose per scontate. Io ho dovuto un po' cercare di spogliarmi di questi panni e cominciare a vedere la città con occhi diversi. È chiaro che non è un'operazione che poi è semplicissima. Chi è aretino dalla nascita, chi ha vissuto sempre questa città, la considera come un figlio e quindi ha sempre un occhio di riguardo. Ci sono anche dei difetti, ma ci sono anche tante cose positive. Sono, la cosa bella dello scrivere questa guida è che sono dovuto andare in profondità e quindi andare a scoprire tante cose che non conoscevo, studiare a fondo la storia della città, andare a girare per angoli che magari non consideravo, e quindi questo è servito anche molto a me stesso per recuperare non solo conoscenza ma anche un rapporto con la città dove sono nato.